Sì, andiamo da Lavinia. Che succede nella famiglia reale? Che succede nella famiglia, nella Royal Family? Eccola, ecco il bel viso. Buongiorno. Di Lavinia Orefici. Che succede? Perché dici il grande freddo? Che sta succedendo? Beh, i rapporti tra California e in Gran Bretagna, Buckingham Palace, sono sempre tesissimi. Da una parte Harry e Meghan e dall'altra la famiglia reale al completo. Harry e Meghan che hanno appena siglato un contratto molto serio con questa società Harry Walker Agency, che è una società che ha base a New York, che conta tra i suoi speaker i Clinton, dicono gli Obama, ma io ho controllato su il sito dell'agenzia e non risultano gli Obama, però ha grandissimi campioni di sport, del mondo dello spettacolo, e loro sono stati ingaggiati per tenere appunto dei discorsi che in America funzionano molto. E questo lo diciamo un po', lo sappiamo, è la nuova vita anche, immagino, proficua dal punto di vista delle entrate per loro. Ma che sta succedendo dentro la famiglia? Cioè, tutto questo, che cosa ha portato dentro la Royal Family? William e Kate, analizziamo più che altro forse le donne. Kate sempre più impegnata con i doveri della corona, la ragion di Stato, e a portare avanti questo ruolo che un giorno andrà a ricoprire. Qui la vediamo nel giorno del matrimonio, insomma, come futura regina di consorte, eccola, come futura regina consorte d'Inghilterra. Qui la vediamo che è durante un impegno che hanno i duchi di Cambridge hanno portato avanti durante il periodo di lockdown, e si sono saputi adeguare al cambiamento e hanno portato avanti impegni come tanti di noi hanno fatto via Zoom e queste nuove piattaforme che erano meno usate prima. Kate è stata bravissima anche in questo caso perché, per esempio, qui indossa una camicetta gialla e qui un vestito semplice, sì. E lei è stata molto attenta, visto che la moda è uno dei settori molto colpiti, è stata attenta a indossare marchi indipendenti britannici, quindi magari meno conosciuti. E questa è Kate. Che però invece mi sembra Meghan, anche un po' è stressata, no? Kate e William non mi sembrano così sereni in volto, Lavinia. Forse perché Meghan si parla di una possibile seconda gravidanza per lei, quindi è più raggiante. Wow. O forse il sole di Los Angeles. Però William ha avuto una brutta calata. Cioè a Roma si dice così, no? Il sole di Los Angeles sicuramente aiuta, cioè chi non sarebbe felice là. Meghan secondo me è molto contenta di essersi liberata di tutta appunto, la famiglia dallo reale. Dallo stress della famiglia reale, cioè sembra proprio libera dallo stress e dagli impegni della famiglia reale. Comunque sto leggendo il tuo libro, è interessante, scritto molto bene e divertente. Elisabetta dalla A alla Z, sì. Si chiama così. Grazie. Però adesso ci dici se è vera questa storia, perché non ci dormiamo una notte, che si aspetta il secondo figlio. Della gravidanza. Veramente importante. E secondo me, se non c'è altro in ballo, potrebbe arrivare una seconda gravidanza. Però Meghan mi sembra molto concentrata sulla sua carriera, che sta costruendo passo passo. Qui la vediamo, è stata una delle ultime immagini in Gran Bretagna, con un bel tubino azzurro. Acceso, che denota la sua personalità molto forte. Cosa ha detto? Se non c'è altro in ballo, cioè, nel senso che pianifica tutto a seconda di quello che... E poi ha abbandonato un po' il tubino, Meghan, giusto? Sì, adesso è più insomma sportiva, più un look da California. Infatti, certo, il coronavirus e il periodo di lockdown non l'hanno aiutata, cioè non hanno aiutato né tutto il mondo. Pensa se stava con la suocera in Inghilterra durante il lockdown. Lei? Se Meghan stava diversi, però. No, sì, era una battuta. Vabbè, io ho capito che c'è un grande freddo tra Meghan e Kate. Questo ho capito. Manuel, come facciamo con questo grande freddo? Povera Lady Diana. Io mi godo lo spettacolo, è sempre bella da vedere. Anche Lavinia non scherza, eh. Grazie, Lavinia Orefici. Grazie mille. Alla prossima, ciao. Grazie.